Il sacrificio del gruppo Valanga 75 anni fa a Piglionico si svolse una cruenta battaglia con i tedeschi che costò la vita a 19 partigiani, in ricordo di quei giovani e del loro comandante Leandro Puccetti. La notte bianca fa scintille, favorita da una bella serata, a dispetto delle previsioni. La manifestazione ha visto la presenza di circa 70.000 persone lungo le vie e le piazze del centro storico della città. Premio Repaci ad un tris di Assi, celebrato in grande stile, 90 anni della bella manifestazione culturale via Regina. Premia Renato Minore, Emanuele Trevi e Saverio Ricci. Panariello e Neck, la strana coppia, due grandi artisti sul palco della Versiliana per festeggiare 40 anni del festival, comicità e canzoni d'amore per una serata ricca di sorprese. Lucchese eliminata da un vivace Grassina, rossoneri battuti 3-2 in Coppa Italia dalla brillante compagine rossoverde. Ancora tanto lavoro per Mister Monaco ad una settimana esatta dall'inizio del campionato, reti di Presicci e Bitep. E le stelle giocano a Lovari, strepitosa sesta edizione del torneo, 6-7 settembre sul fiammante parquet del Palatagliate, in lizza Venezia, campione d'Italia, Olimpia Milano, i turchi dell'Efes e i greci dell'Olympiakos. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Andiamo subito dunque nel cuore della Garfagnana, Piglionico di Molazzana, dove anche quest'anno è stato celebrato, commemorato il ricordo dei giovani 19 partigiani che nel 1944 con il loro comandante Leandro Puccetti persero la vita dopo una cruenta battaglia e rappresaglia dei tedeschi. Sono trascorsi 75 anni, tre quarti di secolo, dalla battaglia del Piglionico, scaturita tra tedeschi e partigiani del gruppo Valanga e scoppiata in seguito all'uccisione di un ufficiale tedesco la sera del 25 agosto 1944. La battaglia, l'aspro conflitto a fuoco, si disputò su questo colle conosciuto con il nome di Monte Rovai ed ebbe effetto devastante tra i partigiani. Ne morirono ben 19, tutti giovani, molti di loro a seguito anche di cadute durante un disperato tentativo di fuga sotto i colpi dell'offensiva tedesca. Tra loro anche il comandante Leandro Puccetti, che rimase ferito gravemente e che morì due settimane dopo all'ospedale di Castelnuovo sotto falso nome. Per commemorare e onorare questi caduti, nella mattina del 25 agosto si sono svolte due iniziative. La prima a Gallicano, presso il cimitero comunale, aperta dal corteo formato da autorità civili e militari e cittadini che hanno raggiunto la tomba del comandante Puccetti. L'assessore Maurizio Bacchini ha ricordato la figura di Leandro Puccetti e a seguire due giovani dell'Istituto Comprensivo di Gallicano hanno letto un estratto di una pubblicazione a lui dedicata. Poi ritrovo al Piglionico per la commemorazione ufficiale dei caduti del gruppo Valanga, proprio a due passi dove si infransero i sogni e le speranze di questi giovani. La cerimonia si è aperta con l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro. Poi la Santa Messa, celebrata dal diacono Damiano Bacciri, animata quest'anno dalle voci del coro delle Alpi Apuane. Il significato e l'importanza di questa commemorazione nelle parole di alcuni dei protagonisti della giornata, iniziando dal sindaco di Molazzana, Andrea Talani. È importante essere qua per ricordare questi ragazzi che hanno lottato, che sono diventati eroi per la nostra libertà e i diritti di cui abbiamo oggi, ma è importante anche per non dimenticare quello che è successo. È il 75esimo appunto della strage del gruppo Valanga, un gruppo che ha lottato per la libertà. Diceva Calamandrei, se volete vedere dove è nata la Costituzione andate sulle montagne dove i partigiani hanno combattuto. Ecco, questo è uno di questi posti dove sia le persone che hanno combattuto, chi le ha educate, istruite, chi le ha protette, ecco, hanno fatto veramente un grande lavoro, è un'eredità che lasciano a noi, è un'eredità che dobbiamo custodire, salvaguardare. Piglionico è un luogo simbolo importantissimo per tutta l'Italia, per tutta la valle, per noi in maniera particolare, è un simbolo di una storia di ragazzi che si sono sacrificati per la libertà e quindi sono un esempio importante soprattutto per i giovani e per i ragazzi. Ci spostiamo a Lucca, nel capoluogo, dove c'è stata l'attesissima Notte Bianca. Non ha deluso le attese la Notte Bianca a Lucca, favorita da una bella serata calda ma non caldissima. La manifestazione ha visto la presenza di migliaia di persone che hanno invaso il centro storico, le piazze e le strade della città.
tanta musica, il ballo scatenato in piazza, ma anche la cultura. La Notte Bianca di Lucca si è confermata su buonissimi livelli, mantenendosi alla fine in linea con l'affluenza dello scorso anno, stimabili in circa 60-70 mila presenze in centro storico per quella che è stata la serata più lunga di questa caldissima estate. Ancora una volta tutta la città è diventata un autentico polo di attrazione per migliaia di persone, interessi diversi e spesso divergenti, ma che hanno soddisfatto le esigenze di tutti. Importante era trascorrere una serata, anzi una notte piacevole, l'obiettivo è stato raggiunto. Così dicevamo, danze e balli in piazza, musica live nei vari locali, ma anche la cultura ha voluto ritagliarsi la sua bella fetta di interesse con visite ai vari musei e palazzi storici. Non è mancato poi qualche disagio anche per l'alta affluenza nelle zone più centrali del cuore cittadino, dove erano difficili a tratti anche le comunicazioni telefoniche, ma la Notte Bianca 2019 va in archivio con un bilancio davvero eccellente, anche alla faccia di un'allerta meteo che in realtà non c'è stata. Restando sulla Notte Bianca, Confcommercio, nell'esprimere tutta la sua soddisfazione per l'esito della serata, ha iniziato già a pensare alla prossima edizione. Il nostro obiettivo, ha affermato il direttore Rodolfo Pasquini, è quello di rendere ancora più ricca la parte culturale e storica della manifestazione. Premio Repaci a Viareggio, la 90ª edizione, vediamo com'è andata. Il premio Viareggio Repaci ha celebrato in modo importante e prestigioso i suoi 90 anni pieni di salute nel corso di una serata ricca di premi e personaggi di spicco del mondo della cultura. Presente il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che ha definito l'istituzione un crinale tra storia e innovazione dal potenziale eccezionale per tutta la città. Nel dettaglio, il premio Repaci 2019 è andato per la sezione poesia a Renato Minore, critico letterario del Messaggero, con la raccolta Caro Pensiero. Il premio suggella una lunga carriera critica e letteraria che ha visto Renato Minore finalista al premio Strega e al premio Campiello. La sezione della narrativa è stata vinta da Emanuele Trevi con Sogni e favole, autore originale di un romanzo filosofico attraversato da pathos civile straordinario, genere di cui ha dato già prova straordinaria in Qualcosa di scritto, Ponte alle Grazie, finalista al Premio Strega 2012. La straordinaria terna della saggistica viene vinta da Saverio Ricci, autore di un corposo e affascinante volume su Tommaso Campanella. Ed infine il premio Opera Prima è andato a Giovanna Cristina Vivinetto, autrice di Dolore Minimo. Ricordiamo che tutta la serata del premio Repaci 2019 sarà trasmessa su Noi TV lunedì sera a partire dalle ore 21. Sempre a Viareggio, sabato sera bellissima, la cittadella del carnevale con artisti di strada, musei aperti, laboratori della cartapesta, spettacolo di sbandieratori, la musica folcloristica con la filarmonica La Versilia e l'ultimo maggio i carri vincitori 2019 in prima seconda categoria. La serata ha preso il via con l'apertura straordinaria dei musei degli Space Gilbert, in cui i visitatori hanno potuto apprezzare e scoprire la storia del carnevale e l'arte della cartapesta accolti dalla gigantesca ballerina alta ben 13 metri. Al primo piano degli Space, visitabile la mostra del vignettista Giuliano Rossetti, firma satirica di molti quotidiani e riviste. I bambini si sono divertiti giocando con carta di giornale e colla fatta di acqua e farina, partecipando ai laboratori per scoprire così segreti della materia prima di Burlamacco. Ancora in Versilia, però andiamo a Pietrasanta con Panariello e Neck, questa strana coppia di artisti sul palco della Versiliana. Un concerto? Uno spettacolo teatrale? No, ancora di più. Quello che ha regalato l'inedita coppia Neck al secolo Filippo Neviani e Giorgio Panariello in una serata sicuramente originale, potremmo dire unica. I due artisti sono stati protagonisti per la prima volta insieme sul palco della Versiliana in un'occasione davvero importante, festeggiare i primi 40 anni del festival. La formula si è rivelata vincente, quella di un palco per due, una rassegna creata in modo specifico e voluta proprio per questa edizione storica della Versiliana. E tutto ciò grazie alla collaborazione tra Fondazione, Loft Produzioni e Friends and Partners. Giorgio Panariello, uno che ama la Versilia, che in Versilia ci è cresciuto in tutti i sensi e da cui ha attinto a piene mani con i suoi mitici personaggi e il suo sguardo ironico e scanzonato sul mondo. Neck, con i suoi più grandi successi, da Laura non c'è in poi. Entrambi pronti a mettersi in gioco, a divertirsi, ma soprattutto a divertire il pubblico. Lo spettacolo è stato di ottimo livello, unico e imperdibile. La comicità di Panariello si è combinata e miscelata in un cocktail magnifico ed esplosivo con la musica di Neck, che ha rilevato di essere artista anche divertente e autoironico. Canzoni e risate per una coppia straordinaria e inedita. Questo tempo affamato consuma la mia allegria.
Ed ora andiamo a Barga per una bella mostra, una passeggiata tra le stelle. Si è chiusa con un bel successo di critica e di pubblico presso l'atrio di Palazzo Pancrazia a Barga la mostra Una passeggiata tra le stelle dell'artista Maureen Rockmore, cittadina scozzese ma con origini e legami con Barga, e dell'artista di origini napoletane Maria Guida. Due maniere diverse di affrontare l'arte, con diverse visioni artistiche per Maureen e Maria, contraddistinte però in entrambi i casi da un'evidente fase di sperimentazione e di ricerca di tecniche e colore che assecondino l'idea alla base delle loro opere. Il tutto anche con l'utilizzo nelle sue creazioni, nel caso di Maria Guida, di materiali di recupero per dar vita a opere ricche di atmosfere. Maureen Rockmore è un'artista che dipinge invece a olio, nota per i suoi paesaggi dove si ritrova tanto della sua bella Scozia. L'esposizione si era aperta alla metà del mese e si è chiusa questa domenica 25 agosto. Bene, con questo servizio si chiude anche la prima parte del TG Noi. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con le notizie sportive. Naturalmente la Coppa Italia di Serie D in primo piano.